Bene, le campane ci dicono che la processione è già partita dall'arcivescovado, quindi adesso ci disponiamo, proviamo a controllare che il nostro telefono cellulare sia staccato, prendiamo posto, lasciamo il corridoio centrale totalmente libero, proviamo a fare silenzio anche, direi, soprattutto nelle navate laterali, perché si pensa che essendo di là si può parlare ma si sente ancora di più che al centro. Quindi al centro vedo tutti in silenzio, se si sente questo brusio vuol dire che viene dalle navate laterali, dove bisogna fare silenzio. È la celebrazione eucaristica del giorno di Sant'Agata e questo è il momento più solenne, più importante di questa giornata del 5 febbraio. E allora lasciamo che anche alcune parole ci aiutino a comprendere la bellezza e il significato di questa liturgia che andiamo ad iniziare. La solenne celebrazione di oggi, presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, con la presenza del nostro Arcivescovo, dei Vescovi e di numerosi ministri, esprime la gioia di tutta la Chiesa per la festa della nostra patrona Sant'Agata, nel luminoso giorno del suo martirio. Con la nostra partecipazione vogliamo tutti rendere grazie a Dio uno e trino per averci donato Agata, esempio di fede vissuta sempre in adesione agli insegnamenti di Cristo, anche di fronte alle più atroci torture. Sentiamoci chiamati a rafforzare la nostra fede in Cristo su esempio di Agata, partecipando attivamente, come figli di un unico Padre, al banchetto eucaristico in un clima di raccoglimento e preghiera. Potete stare seduti, ancora non è il momento. Seduti, seduti tranquilli. Ci mettiamo adesso tutti in piedi, la croce sta per fare ingresso in cattedrale.
Salite, 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 regi nostro, salite.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eminenza reverendissima, signor Cardinale Marcello Semeraro, è con viva gioia che l'accogliamo nella nostra cattedrale di Sant'Agata e la ringraziamo per aver accettato di presiedere questa Santa Eucaristia nel giorno della nascita al cielo della nostra grande martire Agata. Al mio grazie si unisce quello del suo confratello, il Cardinale Paolo Romeo, del Presidente della CESI, Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, dei confratelli Vescovi e di tutta la Chiesa catanese, la Chiesa di Sant'Agata, e poi di tutte le autorità qui presenti, l'Onorevole Ministro per le Infrastrutture, il Presidente dell'Assemblea Regionale, il Prefetto, il Signor Sindaco di Catania, tutte le autorità civili, militari, della magistratura, dell'università e della scuola, che allo stesso tempo io ringrazio per essere intervenute a questo solenne pontificale. E vivo in me e in tanti suoi ex alunni il ricordo del suo ministero di teologo nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta, nel quale ha formato generazioni di presbiteri con lo studio della teologia, in una visione sempre chiara, arricchita da una costante ricerca, generativa del sapere e della docenza di tanti altri teologi, ma generativa anche di tanto ministero pastorale, di cui gode non solo la terra di Puglia, ma tante altre chiese che sono in Italia. E vivo il ricordo dei primi anni del suo ministero episcopale ad Oria e per il lungo periodo nella diocesi suburbicaria di Albano, la chiesa che fu presieduta da San Bonaventura. Il suo ricco magistero episcopale è stato ed è sicuro punto di riferimento per molti pastori, per la sua profondità, originalità e attenzione al magistero pontificio. Il Santo Padre, che aveva avuto modo di apprezzare il suo ministero e la sua riflessione teologica nel Sinodo dei Vescovi, l'ha chiamata ora a guidare il dicastero per le cause dei santi. Presiede ad un dicastero che discerne, promuove, riconosce le virtù eroiche di coloro che nelle chiese di tutto il mondo continuano ad essere i testimoni autorevoli di Cristo. Il sangue dei martiri, il sangue versato da Sant'Agata sotto la persecuzione dell'imperatore Decio, è seme di nuovi cristiani, è seme di santità di cui la nostra Catania è ricca. Il beato Bernardo Scamacca, il beato Giuseppe Benedetto Dusmet, il beato Gabriele Allegra, la beata Maddalena Morano, la venerabile Anna Cantalupo, e non cito i servi di Dio le cui virtù sono allo studio e ancora attendono l'approvazione del dicastero da lei presieduto. La santità di Agata molte volte viene riletta alla luce di visioni fuorvianti, dalle quali non tutti hanno il discernimento di prendere le distanze, e questo certo non fa bene alla Chiesa. Ma essa, alla luce della sequela di Cristo, della vita della Chiesa, delle beatitudini evangeliche, ci indica la strada giusta in un momento storico in cui il mondo ha bisogno di ritrovare la strada del Vangelo e i credenti ad avere una più chiara consapevolezza della loro missione nel mondo. Ci confermi, Eminenza, nel desiderio di camminare come Sant'Agata alla luce di Cristo, di saper raccogliere le sfide del nostro tempo e della Chiesa che in questo momento è in un cammino particolare di rinnovamento. Noi da parte nostra le assicuriamo affetto filiale e preghiere.
saluto liturgico che ho rivolto all'inizio, al quale voi avete risposto, ci ha già costituiti in Assemblea del Signore. Però prima di procedere nell'atto penitenziale sento il bisogno anzitutto di ringraziare il vostro Arcivescovo. Ha ricordato con dei flash alcuni momenti della mia vita, della mia storia di sacerdote. Lo ringrazio con commozione. Lo ringrazio anche per l'invito che mi ha rivolto. Con lui saluto e abbraccio fraternamente gli altri arcivescovi e vescovi presenti, concelebranti, con il presidente della conferenza episcopale e primo fra tutti Sua Eminenza il Cardinale Romeo, a cui sono legato in una maniera tutta particolare, perché fu lui a dirmi che dovevo partire dalla Puglia e andare in una terra per me sconosciuta, quella del Lazio. Lo saluto con affetto davvero filiale e fraterno. Mi unisco al saluto dell'Arcivescovo verso voi, cari presbiteri e diaconi, alle parole di saluto rispettose nei riguardi di tutte le autorità presenti. Sono contento di essere qui. Io, scherzando, ricordo che appartengo al Regno di Napoli, non al Regno Pontificio, allo Stato Pontificio. Ritorno nella nostra terra del Sud, risentendo tutto il calore anche della pietà popolare che ci caratterizza. Grazie Eccellenza per questo invito. E adesso disponiamoci davanti al Signore della verità della nostra vita. Chiediamo anche perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. In excelsis Deo. Et in terra.
Preghiamo. Padre, che tra i segni della tua onnipotenza concedi alla debolezza umana la vittoria del martirio, nella solennità di Sant'Agata, Vergine Martire, donaci sul suo esempio di perseverare fedelmente nel nostro cammino verso di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu anche il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». Giunto il secondo all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio. Thank you.
perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita. Liberami dalla mano dei miei dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza, nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama, come impostori eppure siamo veritieri, come sconosciuti eppure notissimi, come moribondi e invece viviamo, come puniti ma non uccisi, come afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha nulla e invece possiede tutto. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Al Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore. Martiris ecce dies agate, così canta un antico inno attribuito al Papa San Damaso. È arrivato il luminoso giorno della festa della gloriosa martire vergine Agata, quando Cristo la prese con sé e le cinse la fronte con una doppia corona. Molti anni or sono, carissimi, nelle sante messe celebrate nelle memorie dei santi patroni si teneva il panegirico, ossia se ne ricordavano le gesta, se ne tessevano le lodi. Ma cosa potrei dire a voi, carissimi? Cosa potrei dirvi che voi già non sappiate di Sant'Agata? Un testo liturgico conservato nel Liber Sacramentorum riferito a San Gregorio Magno ne tesse questo elogio. La Santissima Vergine Agata, con vittoriosa pazienza, non spaventata dalle minacce,
né sconfitta dalle torture, trionfò sulla diabolica crudeltà e rimase salda nella fede. Sono brevi frasi, sufficienti però a tutti voi per evocare interamente la storia di Sant'Agata, e anche sufficienti queste frasi per me per esonerarmi dal ripetere la sua vicenda. E allora da questo antico testo riprenderò soltanto due espressioni: la Santissima Vergine Agata con vittoriosa pazienza. Ecco, cosa vuol dire questa frase, vittoriosa pazienza? Cioè la capacità di non lasciarsi sopraffare dalle prove. Questo è la pazienza. Non sopportare, ma non lasciarsi sopraffare dalle prove, che poi è la caratteristica cristiana richiesta da San Paolo quando, come abbiamo udito dalla seconda lettura, scrive: ministri di Dio, con molta fermezza, stabilità, non come canne sbattute dal vento, fermezza, stabilità nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni a continua. Ecco, questo è il primo elogio che riprendo da quell'antico testo del sacramentario gregoriano. L'altro testo è questo: Agata fu salda nella professione della fede. Quindi fu ben più di un carattere stabile, fermo, di una fortezza umana. Fu una fermezza cristiana. E udiamo ancora San Paolo: moribondi, e invece viviamo, come puniti, ma non uccisi, come afflitti, ma sempre lieti, ma sempre lieti. Dovremo, carissimi, tornare fra poco su questi brani di San Paolo, lo farò alla fine dell'omelia. Tornarvi per cogliere meglio il messaggio, specialmente coglierlo alla luce di una storia di martirio, che certo riguarda Sant'Agata, però riguarda tutta la storia della Chiesa, la storia di ieri e la storia di oggi. Perché c'è una frase che il Papa ripete spesso: i martiri, dice, sono più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli. Sembra strana. Noi abbiamo parlato dell'era dei martiri. Francesco ci dice: no, è la nostra era dei martiri. Ma l'aveva già detto San Giovanni Paolo II. Aveva scritto al termine del secondo millennio: la Chiesa è di nuovo Chiesa di martiri. Com'è vero, carissimi. Io stesso, nei soli 3 anni fin qui trascorsi nell'ufficio di prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ho presieduto a nome del Santo Padre ben 15 riti di beatificazione di martiri. Il prossimo lo celebrerò a Novara il 26 maggio, un sacerdote ucciso dal nazifascismo. In diversi casi si è trattato di un gruppo, anche numeroso talvolta, di martiri,
L'anno scorso in Polonia un'intera famiglia, la mamma e i figli, uccisi perché avevano ospitato. Non gli fu chiesto di rinnegare Cristo. Furono uccisi perché avevano ospitato degli ebrei. Qui in terra di Sicilia, poi, come non ricordare, carissimi, il rito per la beatificazione che ebbi la grazia di presiedere il 9 maggio del 2021, il beato Rosario Angelo Livatino. E poi il beato Pino Puglisi, in questi mesi si è ricordato i 30 anni dalla sua uccisione. Sono santi che sono un trait d'union, un tratto di congiunzione con le antiche storie di martirio, come qui in Sicilia, di Agata, di Lucia. Allora la domanda è questa, carissimi. Queste storie di martiri sono dei casi singoli? Riguardano soltanto queste persone? Un importante teologo della Chiesa di oggi, in un suo saggio sulla santità, distingueva due forme di santità. La prima la chiamava abituale. Sono come dei fiori che nascono nella chiesa, nel giardino della chiesa, un'immagine antica, già Sant'Ambrogio, e poi Francesco di Sales parlava della chiesa come un giardino dove fioriscono fiori di tutte le specie per indicare tutte le vocazioni. Santità che fioriscono nella chiesa e che poi con le beatificazioni e con le canonizzazioni la Chiesa stessa presenta al Signore, le presenta come delle primizie. Questa è una forma di santità, quella che chiama abituale. E poi c'è un'altra forma di santità, quella che chiama rappresentativa. Quella santità che piomba sulla Chiesa come un fulmine, che deve far conoscere a tutti la volontà unica, la volontà irripetibile di Dio. Come stamane ho sentito scoppiare i fuochi d'artificio e poi suonare le campane, delle scene che mi ricordano tante cose della mia infanzia. Ecco, queste forme ci hanno detto che oggi è un giorno di festa. Ecco, diceva von Balthasar, questo teologo che cito, ci sono dei santi che sono come dei fulmini a ciel sereno, che Dio manda nella Chiesa per dirle: ecco quello che io oggi voglio da te. Il dovere della Chiesa è fare proprio questo messaggio. Il vostro arcivescovo, dicevo, ha suscitato in me tanti ricordi nel suo saluto iniziale, lo ringrazio ancora. Ma qui in terra di Sicilia devo anche ricordare un amico, l'arcivescovo Cataldonaro. Ricordo una sua conferenza dal titolo Santità e legalità. Eccomi attuale, santità, legalità. Il quale fece una distinzione simile
a quella che aveva fatto con Baltasar, ma la arricchì. Disse che c'è una santità esemplare con la quale Dio dà vita ad alcune persone, caricandole di un significato speciale. Però disse di più. Disse: vorrei che questi santi, queste nostre sante, questi nostri santi, si pregassero anche per i motivi per i quali furono messi a morte. Intendeva dire: invoca Padre Puglisi, ma non ti dimenticare perché è stato ucciso. Invoca Livatino, ma non dimenticarti perché è stato ucciso, perché ci sono dei problemi in mezzo a noi, dappertutto, dei problemi così radicati, così duri, da poter essere risolti soltanto con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di Dio. E allora sorge la domanda: in che cosa questi santi ci interpellano? Ci interpellano soltanto per la devozione? Ho veduto che queste domande nella vostra Chiesa, in questa terra di Sicilia, queste domande ci sono. Ho letto appena ieri l'edizione speciale di Avvenire Catania, pagine dedicate a Sant'Agata, con il richiamo ai valori tramandati da questa cara santa. Il vostro arcivescovo ne ha parlato come segni di speranza e ha collegato la santità di Sant'Agata a quella del Beato Puglisi e, aggiungo, di Livatino, leggendola questa santità come risposta e come proposta riguardo a drammi, penso anche ai femminicidi. Catania è interpellata in questi giorni per una più forte consapevolezza anche genitoriale nei riguardi delle nuove generazioni. Ma c'è, carissimi, un'altra domanda, ed è questa: la storia di questi martiri, le storie di questi martiri, sono storie eccezionali? Riguardano soltanto loro? Noi siamo esenti da queste vicende, penso che possiamo star tranquilli. In Italia, altrove forse sì, certamente sì, ma almeno in Italia non c'è un governatore come Quinziano che mette a morte Sant'Agata. Da noi non c'è questo, ma possiamo star tranquilli? Non c'è nient'altro? C'è qualcosa tra noi di altrettanto drammatico e si chiama indifferenza. L'essere divenuti noi cristiani indifferenti agli occhi del mondo. Questa è una delle più gravi sfide per la Chiesa e anche per il senso religioso. Qualcuno da voi forse mi obietterà: ma guarda le nostre processioni, guarda quello che ci prepariamo a fare nel pomeriggio, guarda questi giorni, cosa abbiamo fatto e come ancora faremo in onore di Sant'Agata. Hai ragione, gli risponderei, non hai torto, hai ragione. Ma il problema oggi per noi non è se ci sono ancora le tradizioni religiose.
il problema è un altro. Certo, noi siamo preoccupati, soprattutto dopo la pandemia. I nostri parroci, i nostri vescovi dicono che è diminuita la pratica religiosa. Quando ero ragazzino, quando ero chierichetto, distribuivamo le immaginette ai presenti per sapere quante persone erano venute a messa. Certo, è diminuita la pratica religiosa, ma è cresciuta l'indifferenza religiosa. Ormai il sentimento diffuso è questo: forse Dio non esiste, ma che me ne importa? Perché io non ne sento la mancanza. Non sento la mancanza di Dio, mi arrangio da me. Se è così, allora dovremmo capire che la questione vera per noi Chiesa, per noi pastori, per noi parroci, per noi operatori pastorali, la vera questione non è inventare strategie per una riconquista cristiana. Il vero problema è come noi, come Chiesa, oggi possiamo essere sacramentum mundi, cioè segno dell'amore di Dio per il mondo, per tutto il genere cristiano. Il nostro problema, quante volte questa parola la ripete anche il Papa, non è fare proselitismo, ma come essere cristiani in un mondo, in una cultura, in un modo generale di vivere che di fatto non lo è più. Carissimi, e capite che sono al termine, due risposte le traggo dai testi di San Paolo, lo dicevo all'inizio, e sono queste risposte, due. La prima, testimoniare la gioia di essere amati da Dio. Ecco, essere sacramento per il mondo, cioè segno dell'amore di Dio, che Dio ci ama. E ancora, rendere conto con dolcezza e con rispetto della speranza che ci anima. Di speranza ha parlato il vostro arcivescovo su Avvenire nell'intervento di ieri. San Paolo ci testimonia che nelle tribolazioni, le necessità, nelle angosce, lo dicevo prima, il ministro di Dio agisce con purezza, con sapienza, con magnanimità, cioè con cuore grande, con benevolenza, con amore sincero. A me pare, voglio dire, che la via della Chiesa di oggi non è quella di cristianizzare, ma di evangelizzare, ossia testimoniare quanto Dio abbia amato, quanto Dio ami il mondo, il che vuol dire quanto ami ciascuno di noi, quanto ci ami, a prescindere dalla nostra condizione, dalla nostra situazione, dai nostri errori, dai nostri fallimenti. Dio mi ama. In secondo luogo, San Paolo ci dice che la via regale per testimoniare l'amore di Dio è essere uomini e donne di speranza. Ricordiamocela questa virtù, questa piccola bambina, come la chiamava un grande poeta pensatore francese, che è la speranza. Per il prossimo giubileo il Papa ci chiede di essere pellegrini di speranza. Abbiamo sentito da San Paolo come afflitti
ma sempre lieti. Come poveri, ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha niente e invece abbiamo tutto. Io non so commentare San Paolo. E allora vi leggo poche frasi di Sant'Agostino. Cosa c'è qui sulla terra? Diceva. Ci sono tribolazioni, preoccupazioni, angustie. Bene, allora se c'è questo, tu devi sperare. E dov'è la gioia? Nella speranza. Sempre lieti, ti dice l'Apostolo. Sì, sembrando tristi, ma lieti. La nostra tristezza sembra, ma la nostra gioia non sembra, c'è, e c'è nella speranza. Sono le due vie che anche oggi ce ne sono altre, certamente. Gesù ci indica quando ci dice non avere paura, non avere paura. Vuole farci capire che la vita cristiana non è turismo religioso, ma ci incoraggia a cogliere le difficoltà insite nel nostro essere discepoli di Gesù come occasioni per diventare ancora più missionari, per crescere ancora di più nella fiducia che il Padre non abbandona mai i suoi figli. L'altro giorno, presentando le figure di Simeone e Anna nella festa della presentazione al Tempio, il Papa ha detto: «Oh, come ci fa bene guardare questi due anziani pazienti nell'attesa, vigilanti nello spirito, perseveranti nella preghiera. Il loro cuore è rimasto sveglio come una fiaccola sempre accesa. Lungo il cammino della vita hanno sperimentato fatiche e delusioni, ma non si sono arresi, non hanno mandato in pensione la speranza». Ecco, è l'esempio che ci giunge anche da Sant'Agata: non mandare in pensione la speranza. Che ella sia una santa, onorata, venerata dopo secoli dalla sua vicenda storica, non dimenticata, ci dice questo: non mandiamo in pensione la speranza. Fratelli e sorelle, nella solennità di Sant'Agata facciamo memoria del nostro battesimo, rinnoviamo le promesse che hanno segnato la nostra adesione a Cristo. Thank you.
Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore. Fratelli e sorelle, celebrando in letizia la solennità di Sant'Agata, Vergine e Martire, eleviamo la nostra ardente supplica a Dio, fonte di ogni santità, che per Cristo suo Figlio e nel suo Spirito ci ha benedetti con ogni benedizione. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, chiamata alla totale fedeltà al Vangelo, perché viva con gioia l'impegno di quotidiana conversione. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, perché sostenuti dalle preghiere di tutta la Chiesa, abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso e risorto. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i malati, i sofferenti, le famiglie che vivono situazioni di particolare difficoltà, perché uniti a Cristo, medico delle anime e dei corpi, godano della consolazione promessa agli afflitti e della solidarietà dei fratelli. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti, perché l'esempio e l'insegnamento di Sant'Agata ricordino a ciascuno che la massima libertà e nobiltà sta qui, nel dimostrare di essere servi di Cristo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Padre Santo, che dai alla tua Chiesa la pienezza di ogni dono e nel tuo Spirito la conduci a perfetta santità, concedici, per i meriti del martirio di Sant'Agata, di vivere secondo il beneplacito del tuo volere, all'ode della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, Padre Santo, i doni che ti presentiamo nella solennità di Sant'Agata, Vergine Martire, e per sua intercessione liberaci da ogni male, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ai fedeli che hanno testimoniato col sangue la fede in Cristo, tuo Figlio, prepari, Padre, un'eterna corona di gloria. E noi, nella solennità di Sant'Agata, Vergine Martire, insieme all'esempio del suo spirito vittorioso sulle torture e le minacce di morte, celebriamo la potenza divina che infondi a chi, della propria vita, con libera e invitta volontà, ha fatto per te un puro olocausto di incorruttibile amore. Per questo dono di grazia, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e di benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo innanzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni, la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo e tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna, accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione, degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa risurrezione e ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisede, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e del sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Grazie.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola che io sarò salvato. Consumo? Splende sul volto di Agata la luce del risorto, la luce del Dio della vita.
Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, ci dia il tuo aiuto e per le preghiere di Sant'Agata, Vergine Martire, ci assicuri sempre la tua protezione. Per Cristo nostro Signore. In questa mattinata di Sant'Agata che si concluderà a San Nicola con il pranzo con i poveri, un'attenzione di carità, la nostra Chiesa l'avrà con la colletta di questo pontificale che va alla casa Sant'Agata, una casa che la Caritas diocesana gestirà per venire incontro alle necessità di quelle donne vittime di violenza che devono stare a cuore a ciascuno di noi. Questo sarà il senso della raccolta di quanto è stato raccolto in questa celebrazione eucaristica. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di Sant'Agata, patrona della città e dell'arcidiocesi, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Agata la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Sant'Agata ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Thank you.
Per quanti sono arrivati adesso, comunico che sante messe saranno celebrate alle 13, alle 14, alle 15 e ancora alle 16. Lo ricordo ancora, la Santa Messa a partire dalle 13 ogni ora, ore 13, 14, 15 e 16. Alle 16 la celebrazione sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Marciante, Vescovo di Cefalù.